Buongiorno, oggi ci occuperemo di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 6. Direi di non perdere tempo, passiamo subito ad Eclipse. Qua sulla sinistra, come potete vedere, ci sono già dei packages pronti, la cui struttura ci permetterà di rispettare i pattern MVC e DAO in particolare. Abbiamo già delle classi implementate, direi che possiamo provare a fare run. Ci aspetta un'interfaccia grafica, già implementata anche lei. Quello che vorremmo poter fare è, dato un mese, cliccando su umidità, ottenere l'umidità media per tutte le città per quel mese e cliccando su calcola la sequenza ottimale delle città per quel mese. E la sequenza ovviamente dovrà rispettare le regole che ci sono state date nel testo dell'esercizio. Come prima cosa, direi che possiamo passare ad indagare la classe MeteoDAO. MeteoDAO è una classe che ho scelto di mostrarvi già implementata, anche perché tutti i metodi si assomigliano molto uno con l'altro. Il primo metodo, getAllRilevamenti, si occupa di restituire una lista di rilevamenti. Rilevamento è una classe che troviamo qua, già implementata. Un rilevamento è tale se abbiamo una località, una data e un valore di umidità. Quindi, come prima cosa, come sempre, ci occupiamo di scrivere la stringa SQL che ci interessa, in questo caso select, località, data, umidità, from, situazione, per ordine ordinato per data crescente. Possiamo, questo consiglio sempre di farlo, testare la stringa sul nostro database. Questo è il nostro database, possiamo scrivere e lanciare la query, otteniamo ciò che ci aspettavamo, quindi possiamo procedere. Questa è un'operazione molto veloce da compiere, però ci potrebbe risparmiare appunto tanto tempo perché magari scriviamo un metodo completamente corretto. L'unico problema è che già alla prima riga abbiamo sbagliato cosa chiedere al database e quindi nulla può funzionare. Ci creiamo una lista di rilevamenti, un array list. Come sempre, apriamo la connessione. Abbiamo già una classe pronta, ConnectDB, che per ora si limita a avere una stringa final JDBC URL e abbiamo un metodo che è connection che si appoggia sul driver manager. Eseguiamo la query, clicchiamo sui risultati, creiamo un nuovo rilevamento, aggiungiamo a rilevamenti. Chiudiamo la connessione, ritorniamo a rilevamenti. Molto simile, se non analogo, il secondo metodo, getAllRilevamenti località mese. Unica differenza, abbiamo due parametri, mese città, e quindi nella stringa SQL avremo due punti interrogativi per evitare SQL injection, però poi ciò che facciamo è sempre la stessa cosa, ovvero andiamo a crearci un array list, prendiamo la connessione, prepare statement, settiamo ovviamente in questo caso le stringhe che ci interessano, eseguiamo la query, clicchiamo sui risultati, creiamo nuovi rilevamenti, li aggiungiamo. Chiudiamo la connessione e ritorniamo. Volerò su questo metodo getAllCittà, ritorniamo alla lista di città, città anche lei è una classe già implementata, abbiamo un nome per definire la città, per ogni città possiamo avere più rilevamenti, quindi lo implementiamo in Java come una collection di rilevamenti, una lista. Abbiamo due costruttori, un costruttore normale, per cui ci basta il nome per inizializzare la città, oppure un costruttore più completo in cui possiamo passare la lista di rilevamenti. I rilevamenti potremo settarli anche successivamente, avendo grazie a questo metodo setRilevamenti. Possiamo chiudere la connessione e ritornare al risultato come sempre. Questo metodo forse è il più interessante, getUmidità media, ritorniamo un double. E abbiamo un intero, il mese, la città, ovviamente vogliamo ottenere l'umidità media. Possiamo far fare tutto al database semplicemente facendo select AVG umidità, ci definiamo un alias, ovviamente per una data località e un dato mese avremo un risultato. Deleghiamo quindi tutta la complessità al database, che però è molto bravo a fare i conti, quindi direi giusto bene, possiamo testare la stringa, in questo caso che
un alias, quindi potrebbe essere un pochettino più interessante. Select average umidità as u from situazione, andiamo a fare così, where località, possiamo dire Milano, e il mese dicembre. Andiamo, otteniamo appunto u 92.2258, il valore numerico. Quindi tutto sembra corretto. La procedura è la stessa, questa volta ci limitiamo a scrivere rs.next perché il risultato, la media sarà solo una, quindi avremo una sola riga. Ricaviamo il risultato scrivendo get double di u. Chiudiamo la connessione e ritorniamo. Direi che per quanto riguarda il DAO possiamo fermarci qua. Tutti i metodi diciamo che sono abbastanza simili, perlomeno per quanto riguarda l'implementazione. Ok, direi che possiamo passare al modello che svilupperemo per la maggior parte insieme e che rappresenta forse la complessità maggiore per quanto riguarda questa esercitazione di laboratorio. Allora, in modello troviamo delle costanti già predefinite, abbiamo cost, numero giorni città consecutivi minimo, giorni città massimo, numero giorni totali. Queste sono le costrette appunto dettate dal testo. Abbiamo anche due liste, una lista di città, le città, e una lista di città best, che conterrà la soluzione migliore che troveremo nel nostro algoritmo ricorsivo. Semplicemente il costruttore è già stato implementato perché è molto semplice, ci serve un oggetto di tipo DAO per poter riempire le città con tutte le città, ci serviamo appunto di DAO.getAllCittà. Un altro metodo già implementato è il metodo getter, ovviamente banale per ottenere le città. Ok, passiamo a getUmidità media. In questo caso, essendo che ci serve l'umidità media per un determinato mese, per una data città, e dobbiamo ritornare un double, ma avendo delegato tutta la complessità del metodo al database, l'implementazione di questo metodo risulta molto facile perché possiamo crearci un oggetto meteo-dao, new meteo-dao, ok, e a questo punto ci basterà ritornare DAO.get umidità media per il mese e per la città. E quindi in questo caso il modello non deve fare granché. Ora passiamo invece all'algoritmo ricorsivo vero e proprio. Un primo metodo, trova sequenza, è il metodo pubblico, quello che ci permetterà di ritornare alla lista di città e ci permetterà soprattutto di far partire la ricorsione. Abbiamo ovviamente un parametro che ci indica il mese per cui vogliamo trovare la sequenza. Direi di partire, ci serve una lista di città da ritornare, che possiamo chiamare parziale, new array list, ok. Possiamo inizializzare best. Best ovviamente è la nostra soluzione migliore, ma non avendone di soluzioni per ora lo inizializziamo a null. Usufruiamo di un oggetto meteo-dao, lo creiamo, meteo-dao, e per tutte le città che abbiamo in le città, che è la nostra lista, possiamo settare i rilevamenti, cosa che non avevamo fatto prima, quindi dobbiamo farlo ora. DAO.get all rilevamenti, località mese direi, così ci possiamo limitare a settare i rilevamenti per il mese che ci interessa. Qua devo stare attento alle parentesi, probabilmente ne ho scritta, allora, città ovviamente non esiste perché è C. Ok, e fino a qua ci siamo. Quello che possiamo fare è far partire la ricorsione, cerca la soluzione parziale e il livello della ricorsione, in questo caso 0 perché partiamo.
return, quello che vogliamo ritornare ovviamente è la soluzione migliore, che sarà best. E fino a qua direi che ci siamo. Possiamo passare al metodo ricorsivo. Metodo ricorsivo cerca, che ha come parametri una lista di città, una soluzione parziale, e ovviamente dovremo portarci indietro il livello per ricordarci a che livello siamo. Come prima cosa, conviene sempre chiedersi dove andremo a finire, qual è il caso terminale. Il caso terminale in questo caso è quando avremo una soluzione che sarà lunga 15 giorni. Quindi dobbiamo avere 15 elementi nella nostra soluzione. Il livello sarà uguale, quindi usiamo una costante che ci siamo definiti, numero giorni totali. Se il livello è uguale a numero giorni totali, vuol dire che noi una soluzione ce l'abbiamo, però di questa soluzione non sappiamo ancora nulla, perché va bene, abbiamo una soluzione, però è migliore di quella che abbiamo già trovato? È la prima? È peggiore di quella che abbiamo già trovato? In qualche modo dobbiamo capire ciò. Quindi ci servirà un double costo che ci permetterà di calcolare. Ci permetterà di avere a disposizione il costo di questa soluzione. Ci servirà un metodo calcolaCosto che, data una soluzione, in questo caso parziale sarà la nostra soluzione definitiva, noi andiamo a calcolare il costo, poi ci chiediamo: ma best, che è la nostra soluzione migliore, se è null, ovvero se non abbiamo ancora trovato una soluzione migliore, o se il costo di questa nuova soluzione è minore della soluzione migliore che abbiamo trovato in precedenza, quindi calcoliamo il costo di best. Allora cosa facciamo? Beh, ovviamente dobbiamo definire un nuovo migliore, quindi array list di parziale. Ok, qua possiamo scegliere livello ovviamente uguale. Possiamo scegliere di mettere un else, oppure per mio gusto io preferisco scrivere return qua, e poi andare in libertà a scrivere la seconda parte del metodo ricorsivo. Ovviamente, qua c'è, ho dimenticato questo. Ok. Ora, se non siamo arrivati al caso terminale, vuol dire che la soluzione è ancora da costruire. Quindi, man mano dobbiamo andare a costruire la soluzione. Cliciamo tra le città, prova e le città. Ok, ora ci dobbiamo chiedere, aggiungiamo la città, però prima di aggiungerla conviene, e dopo cercherò di capire anche il perché conviene, cercherò di farvi capire perché conviene fare così, facciamo un check subito per vedere se la soluzione, che la città che vogliamo aggiungere alla nostra soluzione parziale, può essere aggiunta o no. Quindi se, e qua utilizziamo un metodo che chiamiamo aggiunta valida, proviamo a aggiungere prova a parziale. Se possiamo farlo, ok, facciamolo. Parziale.add, aggiungiamo prova. Poi ricordiamo, quindi ci servirà parziale e livello più 1, però, perché ovviamente scendiamo nella ricorsione. Andremo, ricorreremo, e poi quando torneremo indietro dovremo andare a rimuovere prova, perché dovremo andare a valutare altre soluzioni. Quindi possiamo farlo in questo modo: remove parziale size meno 1. Ok, e ci siamo. In questo metodo, con questo modo, ci siamo già abbiamo già scritto il metodo ricorsivo. Sostanzialmente ci basiamo su due metodi, che sono calcola costo per valutare il costo di una soluzione, e di un metodo aggiunta valida per valutare se l'aggiunta che vogliamo fare ha senso oppure no. Per prima cosa, mi fermerei, prima di andare a implementare gli altri due metodi, mi fermerei un attimo qua e vorrei farvi ragionare sulla posizione di questa aggiunta valida. Noi avremmo potuto anche non scrivere questa linea di codice e avremmo potuto aggiungere direttamente questa città di prova alla soluzione, ricorrere, arrivare alla fine e valutare solo alla fine. If livello uguale numero giorni totali, if la nostra soluzione è valida,
Allora, ok, valutiamo nel costo, avremmo potuto farlo, nulla ci vieta di farlo, però ovviamente ciò porta con sé alcune problematiche. Provo a farvi vedere questa slide. Questo è il nostro albero della ricorsione, almeno una piccola parte. Partiamo da G, che rappresenta Genova. Possiamo aggiungere alla nostra soluzione parziale, che è composta solo da Genova, sia Genova, sia Torino, sia Milano. Quindi arriviamo a ottenere Genova-Genova, Genova-Torino, Genova... scusate, Genova-Milano. Però da ogni soluzione, ad esempio da Genova-Torino, nasceranno altre soluzioni. Genova-Torino-Genova, Genova-Torino-Torino, Genova-Torino-Milano. Ciò ci porterebbe a creare tutta una serie di soluzioni che però non ci interessano. Non ci interessano, perché già GT... Genova-Torino non è una soluzione valida, accettabile, perché dobbiamo rimanere almeno 3 giorni nella stessa città e quindi Genova-Torino non va bene. Se noi mettiamo aggiunta valida il controllo solo alla fine, vuol dire che prima valiamo tutte le soluzioni e diciamo che sono tanti in questo caso, perché immaginate, abbiamo 15 giorni diversi, per ogni giorno possiamo scegliere fra 3 diverse città, quindi 3 per 3 per 3 per 3 e fino a 15, quindi abbiamo 3 alla 15 soluzioni. Ma, e sono davvero tante, però c'è solo GT che è una soluzione sbagliata. Se noi riusciamo a evitare di andare a vagliare tutte le soluzioni che nascono, tutti i figli di GT, tutte le soluzioni che nascono da GT, ci togliamo un bel carico di lavoro, perché GT, i primi due elementi sono già fissati, però poi ne dobbiamo decidere altri 13. Quindi abbiamo 3 alla 13 soluzioni che noi andiamo a vagliare, però di base non ci interessano, perché porteranno sempre a soluzioni che non sono valide e quindi non andremo neanche a calcolare il loro costo e quindi perderemo un sacco di tempo. Ciò che succede è semplicemente andando a fare un pruning, cioè andando a potare l'albero della ricorsione nel modo corretto, ci porta ad avere un albero molto semplificato e questo semplicemente per dire che appunto spostare un check, un controllo di poche righe potrebbe portare magari allo stesso risultato, però, anzi sicuramente allo stesso risultato, però con uno sforzo computazionale decisamente maggiore. E quindi quando scriviamo le funzioni ricorsive sappiamo che abbiamo non troppe righe magari, come in questo caso, però dobbiamo stare molto attenti a come disponiamo gli elementi per evitare di far fare delle operazioni inutili al nostro calcolatore. Tolto ciò, direi che possiamo procedere e ad andare a implementare un primo metodo, che ad esempio potrebbe essere calcola costo. Scendiamo, calcola costo. Calcola costo è un metodo, abbiamo due parametri, anzi uno solo è parziale e abbiamo un risultato che è appunto il double. Quindi per una determinata soluzione parziale o una determinata soluzione in genere dovremmo ritornare il costo di questa soluzione. Noi lo utilizzeremo solo con soluzioni definitive, ma ciò non fa differenza. Allora, definiamoci un double che chiameremo costo, lo inizializziamo a 0 e poi dovremo andare a calcolare il costo seguendo le regole che ci sono state appunto date nel testo. Per prima cosa possiamo fare un for e per tutti i giorni, dal giorno 1 al giorno minore uguale di, usiamo una costante, numero giorni, giorni totali, totali, giorno più più, per tutti i giorni. Sappiamo che abbiamo una data umidità e quindi dobbiamo aggiungere a costo l'umidità di una determinata città, della città che abbiamo visitato quel determinato giorno. Quindi ci creiamo una città, parziale, punto, iniziamo, punto, giorno, meno 1, perché appunto la prima città si troverà in parziale 0, double, umidità uguale c.getRilevamenti
possiamo farlo, perché li abbiamo settati, get giorno meno 1 punto get umidità. Ok, e così riusciamo a ottenere l'umidità per una data città, e quindi ciò che ci basta fare è andare a sommare questa umidità al costo totale. E questa è una prima parte di costo, però poi abbiamo una seconda parte che dipende da quante volte abbiamo cambiato città, ovvero ogni volta che cambiamo città andiamo ad aggiungere un costo fisso che è dato da cost e che in questo caso specifico è settato a 100. Quindi di nuovo for int giorno, partiamo dal giorno 2 perché andremo a confrontare due giorni per volta, giorno minore uguale di numero giorni totali, giorno più più. Ok, se, e qua cosa facciamo? Semplicemente diciamo, se non è vero che if not parziale.get giorno meno 1 equals parziale.get giorno meno 2, adesso cerchiamo di capire cosa stiamo facendo. Allora, se ciò non è vero, e qua ho un problema di parentesi, giorno, questo non esiste, e quindi anche qua probabilmente ce n'è in più, giorno, stessa corretta, ok, ce l'ho fatta, costo più uguale cost. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo chiesti per tutti i giorni. Se il giorno precedente la città che abbiamo visitato nel giorno precedente, nel giorno meno 1, non è uguale a quella che abbiamo visitato nel giorno meno 2, allora vuol dire che abbiamo cambiato città e quindi dobbiamo andare a sommare al costo una componente fissa. Cosa ci basta fare adesso? Possiamo fare il ritorno di costo e il nostro metodo può dirsi concluso. E questo è il metodo calcola costo. Un altro metodo che dobbiamo implementare, in particolare l'ultimo, è aggiunta valida, che ci permetterà di capire se potremo aggiungere prova a parziale. Se possiamo farlo, perché non violiamo nessuna regola, il boolean di ritorno sarà true, altrimenti sarà false. Ok, direi che per fare ciò sfrutto un'altra diapositiva che provo a mostrarvi. Allora, abbiamo tutta una serie di cose da valutare per implementare aggiunta valida, che appunto ha due parametri, la città di prova e la lista di città parziale. L'ordine di valutazione lo troviamo sulla sinistra e dobbiamo partire con il controllo del numero massimo di occorrenze di prova in lista, perché se il numero di occorrenze della città è troppo elevato, in questo caso è più di 6, siamo stati già 6 volte nella città, allora prova non può essere a prescindere inserito in parziale. Se la città di prova però è ancora disponibile, ovvero non ci sono così tante occorrenze di prova in parziale, possiamo andare a capire meglio qual è la situazione. Abbiamo alcuni casi, che sono il caso 1 ad esempio, in cui la size di parziale è 0. In questo caso qualsiasi città vogliamo aggiungere, in questo caso vogliamo aggiungere Genova, va bene, perché non abbiamo ancora nulla in parziale. Quindi in questo caso sempre vero. Casi 2A e 2B, due casi intermedi. Se parziale ha una dimensione di 1 o 2 elementi, in questo caso 2A un elemento, 2B due elementi, noi se vogliamo aggiungere una città ci chiediamo, possiamo farlo? Beh, qua dipende. Abbiamo true se prova corrisponde all'ultimo elemento della lista, false altrimenti. 2A vogliamo aggiungere Genova, però abbiamo già Torino, non possiamo farlo perché Genova ovviamente non è uguale a Torino. Se volessimo invece aggiungere Torino potremmo farlo. 2B, caso del tutto analogo, Genova non è uguale a Torino, quindi non possiamo aggiungerlo perché dobbiamo avere almeno 3 occorrenze di Torino all'inizio. Se volessimo aggiungere Torino, nessun problema. Arrivati a questo punto,
sappiamo che la size di parziale sarà sicuramente maggiore o uguale di 3 e quindi ci apriamo ad un bivio. Due scelte possibili: manteniamo la città oppure cambiamo città. Se manteniamo città, diciamo che non abbiamo grossi problemi, perché avremo un true sicuro se prova corrisponde all'ultimo elemento della lista. Genova, 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 vogliamo aggiungere Genova, nessun problema. E questo perché ci basta capire, controllare l'ultimo elemento della lista, ok, uguale a quello che vogliamo inserire, perfetto. Tutta la parte precedente della lista sarà già stata sistemata, sarà già stata controllata in passi precedenti, ed è quello che noi facciamo. Perché ad ogni aggiunta andiamo a controllare se l'aggiunta può essere fatta oppure no. Nel caso invece in cui andiamo a cambiare città, dobbiamo vedere se possiamo farlo, ovvero se prima, se gli ultimi tre, almeno nel nostro caso, supponiamo di avere un obbligo di 3 giorni, di fila in una città, se noi andiamo a vedere, gli ultimi tre elementi della lista, se tutti sono identici, in questo caso Milano, 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 ok, nessun problema, possiamo aggiungere Genova. Perché? Perché appunto abbiamo già tre occorrenze nelle ultime tre posizioni della lista appunto parziale. Ok, direi che a questo punto possiamo passare a tradurre in parole ciò che ho cercato di spiegare a voce. Quindi ci possiamo definire un int conta uguale a 0 per tutte le città, e questo siamo al controllo di tipo 0, precedente parziale, se precedente punto equals a prova, allora andiamo a aumentare conto, conto più più. E ovviamente se le occorrenze, quindi conta, sono maggiori o uguali di numero giorni città max, allora possiamo ritornare false direttamente perché ci siamo già stati troppe volte in quella città. E questo è il consolo di tipo 0. Passiamo al consolo di tipo 1. Quindi se parziale size è uguale a 0. Quindi, se non abbiamo ancora elementi in parziale, quello che possiamo fare è semplicemente ritornare true a prescindere, perché ogni elemento è buono. Andiamo avanti. Se, e adesso qua possiamo essere più espliciti o meno espliciti, io preferisco fare così e poi dico qual è ovviamente l'alternativa. Se parziale.size potremmo scrivere uguale a 1, oppure uguale uguale a 2, però dato che abbiamo le costanti preferisco farlo scrivere un algoritmo un pochettino più generale. Se parziale.size è minore di numero giorni città consecutivi minimo, allora ritorniamo parziale.get parziale.size meno 1 equals size, ovviamente non così, size meno 1 punto equals pro. Ok, quindi in questo caso andiamo semplicemente a basarci sull'ultimo elemento della lista. In questo caso abbiamo 3, in questo modo possiamo, semplicemente andando a cambiare la costante qua in alto, possiamo appunto rendere l'algoritmo un pochettino più generale anche quando il numero di giorni di città consecutivi minimi non sia 3. Ok, adesso ci ritroviamo ad essere sicuri che la size del nostro ArrayList parziale sia maggiore o uguale a 3 o maggiore o uguale al numero di giorni di città consecutivi. Quindi se parziale.get, questo è il caso in cui noi non vogliamo cambiare città, parziale.size meno 1, l'ultimo elemento è esattamente uguale a quello che vogliamo inserire, equals
ce la posso fare, punto equals, e prova. Se non vogliamo cambiare città, allora nessun problema, true sicuro. Qua invece dobbiamo andare a controllare gli ultimi giorni, ovvero se noi vogliamo cambiare città, dobbiamo verificare che negli ultimi 3 giorni oppure negli ultimi n giorni noi siamo rimasti nella stessa città. Ovviamente dobbiamo esserci rimasti per il numero giorni città consecutivi minimi, quella costante là. Quindi for int, anche qua per essere un pochettino più generali voglio usare le costanti, quindi numero, faccio un for numero giorni città consecutivi. Qua devo stare un attimo attento agli indici. Ok, se non è vero che negli ultimi giorni sono sempre rimasto nella stessa città, get parziale punto size meno, e qua un minimo di attenzione sugli indici, i più 1 punto equals i parziale punto get di parziale punto size, ok, meno i più 2. Se non è vero, ho la certezza che devo ritornare false, perché significa che non sono stato un numero sufficientemente grande di giorni in una città per permettermi appunto di cambiare. Se esco indenne da questo for, vorrà dire che non sto violando nessuna regola e quindi posso ritornare true. Un'alternativa a ciò, meno generale, è di non usare appunto questa costante che però abbiamo definito, quindi in questo modo, scusate, possiamo essere un pochettino più generali. Non facendo ciò possiamo evitare il for e scrivere semplicemente ritorniamo e facciamo il confronto semplicemente tra gli ultimi 3 giorni. Ok, dato che in questo caso ho scritto un po' di codice, possiamo usufruire del test, della classe di test. Non l'ho fatto prima per quanto riguarda la classe meteo DAO, perché appunto non avevo scritto io il codice, o meglio lo avevo già scritto in precedenza. Quindi in questo caso vediamo che non abbiamo errori, ma non lo avevamo modificato. Vale la pena invece farlo qua. Testiamo i metodi get umidità media e trova sequenza prima di andare a vedere il nostro controllore per essere sicuri di non aver fatto danni. Ok, abbiamo dati di umidità media e abbiamo la nostra sequenza che non viola nessuna regola. Si può apprezzare poco il fatto che il numero di giorni consecutivi minimi sia 3. Vedete qua ce ne sono sempre di più, Torino, Torino, più volte. Semplicemente perché noi stiamo avendo un costo fisso per cambiare città, significa che noi stiamo disincentivando il muoversi tra una città e l'altra. Se noi invece mettessimo ad esempio un costo di meno 100, ovvero ogni volta che ci spostiamo da una città all'altra abbiamo un bonus, allora in questo caso forse ci conviene di più rimanere nella stessa città il minimo tempo indispensabile. Possiamo ritornare il test per lo stesso mese, run as. Quello che otteniamo adesso è che la situazione è un po' cambiata, stiamo 4 giorni a Genova, solo 3 a Torino, 3 a Milano, 3 a Torino e poi vabbè per finire 2 a Milano perché sono finiti i giorni. Questo è solo un piccolo esercizio che potrebbe essere utile quando scriviamo funzioni ricorsive per capire se quello che abbiamo scritto è valido, se funziona per caso. In sostanza dobbiamo essere sicuri che ciò che facciamo abbia un senso. Ok, vado a rimodificare questo valore. Possiamo passare invece a commentare il controller. Il controller in questo caso è molto semplice. Ve lo commento semplicemente perché non c'è nulla di
troppo complicato, oserei dire. Parto da qua. Quando settiamo il modello, ho creato un metodo setChoiceMesi, che è questo qua. Sostanzialmente andiamo a settare tutti i mesi da 1 a 12 per vederli comparire nel choice box. Oltre a ciò, ci sono i metodi veri e propri, Duca con la sequenza. Io per mio gusto decido sempre di pulire l'interfaccia. Utilizziamo integer e non un semplice int, perché nel caso l'utente non avesse inserito nulla, possiamo sempre fare il controllo se m è diverso da nullo. Ovviamente se usassimo invece int non potremmo fare questo tipo di controllo, non potendo essere uguale a nullo. In questo caso prendiamo il valore inserito dall'utente. Se questo valore non è null, allora semplicemente chiamiamo model trova sequenza, ci facciamo ritornare la sequenza migliore, txt risalta, append, scriviamo sequenza ottima per il mese e poi andiamo a scrivere la sequenza ottima. Per quanto riguarda invece calcolo umidità, come sempre per mio gusto vado a cancellare a pulire l'interfaccia, prendiamo il valore, facciamo il controllo, append text in txt result, dati del mese. Per tutte le città andiamo a prendere il valore di umidità che ci viene dato dal modello grazie a questo metodo get umidità media che si basa sul DAO, e poi andiamo a scrivere città umidità uguale a quella che ci viene data, e così facciamo per ogni città. Direi che questo è circa quello che volevo dirvi. Unica cosa, io per mio gusto, invece di lasciare il set choice così, preferisco settare un valore di default e quindi scrivere box mese.set value inserisco 1. In questo caso sono sicuro che qualche scelta ci sia nel choice box e quindi poi mi posso evitare questo tipo di controlli. Però questa è una cosa totalmente a gusto, quindi direi che possiamo anche evitarla. Possiamo provare l'applicazione, quindi andiamo sul main, andiamo, possiamo scegliere un mese, giugno, umidità, dati del mese 6, abbiamo l'umidità per le città, appunto, che sono Genova, Milano, Torino, oppure se ci interessa calcolare la sequenza ottimale delle città, possiamo ottenerla qua così, cambiando mese, ovviamente possiamo vedere. Avremo risultati diversi. Direi che per quanto riguarda questo esercizio di laboratorio abbiamo finito. Abbiamo prima di tutto, per riassumere un pochettino, implementato il DAO, molto semplicemente, in modo molto schematico, i metodi si ripetevano un pochettino, però siamo riusciti a far fare appunto, al database tutto ciò che ci serviva, compreso il calcolo dell'umidità media. Poi siamo passati a implementare il modello e nel modello abbiamo potuto scrivere la funzione ricorsiva, che forse era la cosa un pochettino più difficile. Abbiamo fatto qualche ragionamento sulla funzione ricorsiva e infine abbiamo visto come si può implementare il controllore molto semplicemente, dato che la mole di lavoro è stata fatta parzialmente dal modello, parzialmente dal database. Rimane poco per il controllore che si occupa, ed è nato proprio perciò, dell'interfaccia grafica, sostanzialmente di farci apprezzare i risultati a video. Direi che possiamo finire qua. Un saluto a tutti. Ciao ciao.